La forchetta. Un utensile oggi ritenuto indispensabile, trova la sua invenzione già nei tempi antichi. Alcuni testi, nel periodo della decadenza dell'Impero Romano, segnalano già la sua presenza, ma raramente riusciamo a trovare altrettante e numerose rappresentazioni grafiche. Ma come mai? Gli uomini della Chiesa Cattolica, per questioni morali, ritenevano la forchetta simbolo di mollezza e di decadenza, ma soprattutto la identificavano come un simbolo demoniaco che richiamava il forcone dei demoni. Nel corso dei secoli, l'uso della forchetta si generalizzò e fu, per ragioni strettamente pratiche, accettata anche dalla Chiesa Cattolica, specialmente con il diffondersi di nuove culture alimentari, come ad esempio quella della pasta, poiché era l'unico strumento in grado di afferrare quel tipo di cibo. L'invenzione della forchetta, come la conosciamo oggi, arrivò all'alba del Medioevo, ma ulteriori prove ne dimostrano la presenza già nei secoli precedenti. Ad esempio, nel 1917 a Ventimiglia venne ritrovato in una necropoli romana un eccezionale reperto, quello che potremmo definire una sorta di coltellino svizzero da sopravvivenza, che risale al secondo secolo d.C. L'oggetto è rimasto un unicum e gli archeologi discutono ancora oggi sulla sua datazione. Infatti, il curioso strumento conteneva una specie di forchetta da viaggio insieme a un cucchiaio e un coltello. A Costantinopoli, quando nacque l'Impero Romano d'Oriente, qualcuno già usava forchette a tre punte. La prova è in uno straordinario reperto archeologico che si può ammirare al Metropolitan Museum di New York. Una rarità, visto che i rebbi, nell'uso comune della posata, rimasero due per almeno qualche centinaio di anni. Ma fu proprio la corte di Bisanzio che l'acuminato pugnale, l'imbroccatoio, che già utilizzavano i romani, si trasformò in una specie di spillone per poi diventare una forchetta. Prima c'erano i ligula o i lingula, dei piccoli attrezzi a una o due punte che servivano esclusivamente per infilzare i datteri o altre gollosità infarcite con il miele. Anche i longobardi che vivevano nell'Italia meridionale avevano conosciuto l'utensile bizantino. Nella miniatura del Codice delle Leggi Langobarde del Monastero della Cava appare infatti un'immagine del re Rotari impegnato a pulire un pesce usando un coltello e quella che sembra proprio essere una forchetta. Ma quando la posata, nell'estate del 1004, apparve per la prima volta in pubblico, lo stupore fu grande. Teatro dell'evento fu la città di Venezia, l'occasione il matrimonio del giovane doge Giovanni Orsello II con la principessa bizantina Maria Argiropulaina, nipote dell'imperatore Basilio II. La città accorse in massa al memorabile banchetto che seguì allo scambio degli anelli. Grande però fu la sorpresa di tutti quando la giovane principessa estrasse da una custodia una forchetta d'oro a due regni ed iniziò a portare il pasto alla bocca proprio con quello strano strumento. Attraverso l'uso pubblico della forchetta, la potente principessa sembrava rimarcare la differenza tra la Venezia popolare dei pescatori e dei commercianti e la grande capitale nella quale era nata e cresciuta. Nessun strumento del diavolo, dunque, non un'invenzione moderna, ma strumento di civiltà e civilizzazione che dagli antichi romani ad oggi è presente ancora sulle nostre tavole.